La Symphony Orchestra, diretta dal maestro Licio Cernetti, presenterà questa sera composizioni che hanno fatto la storia della musica europea dal barocco al Novecento. Con la Symphony Orchestra si esibiranno il soprano Gulnova Bajanova, il basso baritono Stefano Stella, il tenore Alessandro Pucci, il basso Gianni Paci, il primo violino Stefano Corradetti e il corno inglese Pierpaolo Ottavi, accompagnati dal coro polifonico Domenico La Leona di Montegiorgio, diretto dal maestro Mita Bassani, e dal coro Don Fernando Morresi di Mogliano, diretto dal maestro Licio Cernetti. Il concerto inizierà con l'esecuzione da parte della Symphony Orchestra del preludio al Te Deum del compositore francese Marc-Antoine Charpentier, una pagina molto conosciuta in quanto usata come sigla dagli spettacoli trasmessi in Eurovisione. La composizione, scritta appositamente per le festività, è composta da un rondò suonato tre volte e due parti intermedie chiamate distici. Seguirà alla hornpipe il secondo movimento della seconda suite re maggiore di La musica sull'acqua, un ciclo di concerti composti da Georg Friedrich Händel, eseguito per la prima volta nel luglio del 1717 su richiesta di Re Giorgio I per un concerto sul Tamigi. L'opera fu eseguita da 50 musicisti su una chiatta in prossimità della Chiatta Reale, dalla quale il re ascoltava con alcuni amici intimi. Il movimento che ascolteremo è caratterizzato da un ritmo fortemente sincopato grazie alla predominanza dei corni e delle trombe. L'orchestra eseguirà poi Il Lago, secondo movimento dalla Sinfonia numero 9 di Antonín Dvořák, opera 95 in mi minore, conosciuta anche come Sinfonia numero 5 Il Nuovo Mondo, che si basa su temi popolari americani. Dvořák si interessò particolarmente delle tradizioni musicali dei nativi americani e degli afroamericani e compose questa sinfonia nello spirito di queste melodie, senza mai citarle letteralmente. La composizione fu ispirata dall'interesse dell'autore per queste popolazioni oppresse e forse dalla sua speranza che quest'opera ispirasse compositori americani nella ricerca di una sensibilità nazionale. Purtroppo però questo suo esempio restò sostanzialmente isolato. Nella pagina che ascolteremo risuona l'evidente eco della musica dei nativi americani. È un canto incantevole, profondamente permeato da una sorgente nostalgia. Thank you.
Invito il coro maschile ad entrare. Il coro maschile adesso si prepara ad eseguire il Cantico del Sol di San Francesco di Assisi di Franz Liszt. Il compositore era particolarmente devoto al Santo di Assisi e scrisse la composizione nella sua prima versione per pianoforte, baritono e coro maschile nel 1862 a Roma. E poi la riprese e rielaborò successivamente per baritono, coro maschile, organo e orchestra sinfonica nel periodo tra il 1880 e l'82. La pagina rimane uno degli inni di carattere religioso più importanti del compositore ungherese e di tutta la letteratura musicale religiosa. Baritono solista Stefano Stella. Altissimo, onnipotente buon Signore, tue sole laude, la gloria e l'onore, e tonne benedizione. Così inizia il Cantico delle Creature, noto anche come Cantico di Frate Sole. È stato composto da San Francesco d'Assisi intorno al 1224. In esso si loda la potenza del Signore e la bellezza della natura. Il cantico è una lode a Dio e alle sue creature che si snoda con intensità e vigore attraverso le sue opere, divenendo così anche un inno alla vita. È una preghiera permeata da una visione positiva della natura, poiché nel creato è riflessa l'immagine del creatore. Da ciò deriva il senso di fratellanza fra l'uomo e tutto il creato, aggiungo, tanto necessario oggi. La creazione diventa così un grandioso mezzo di lode al Creatore che accomuna le storie, le vicende umane e gli animi. Il brano che seguirà è la rappresentazione massima di ciò che un'anima può esprimere attraverso la musica. Buon ascolto. Laudato sia Dio.
laudato sia Deo mio buon Signor. Oh!
laudato sia per nostra madre terra, la quale ci sostenta e governa e produce diversi
ora eseguirà la Vergine degli Angeli di Giuseppe Verdi. Inno religioso che chiude il secondo atto dell'opera La Forza del Destino, ambientato nella Chiesa della Madonna degli Angeli presso Ornaquellos. Componente femminile del coro ad entrare e ascolteremo il Laudate Dominum, quinto movimento del Vespere Solenne del Confessare.
KV 339 di Wolfgang Amadeus Mozart, opera sacra composta nel 1780 per uso liturgico nel Duomo di Salisburgo. L'assolo del soprano resta una delle aree più sublimi del repertorio lirico ed è spesso seguito indipendentemente dall'opera. Thank you.
Panis Angelicus di César Franck, inno incorporato nella Messa Solemnis, opera 12, per tenore e orchestra. La sua notorietà è dovuta al primo verso della penultima strofa dell'inno latino Sacri Solemnis, composta da San Tommaso d'Aquino. Tenore solista Alessandro Cucci. Thank you.
celebre compositore livornese Pietro Mascagni, ascolteremo prima due meravigliosi brani tratti dalla Messa di Gloria, opera che riscosse meno successo rispetto alla successiva e più famosa Cavalleria Rusticana. Il primo brano, L'Elevazione, per violino e orchestra, è un esempio di grande cavata violinistica e virtuosismo, al violino Stefano Corradetti. Seguirà il Benedictus per basso e orchestra, un pezzo di alta commozione, basso solista Gianni Paci. Seguirà ancora di Mascagni il famoso intermezzo sinfonico da Cavalleria Rusticana, uno dei brani più seguiti al mondo.
Thank you.
Invito il coro a riprendere posto. Il Va pensiero di Giuseppe Verdi chiuderà il concerto. Tratto dal coro degli schiavi ebrei dell'opera Il Nabucco, uno dei cori più noti nella storia dell'opera.